Ciao Rimini, buongiorno o buonasera, buonanotte, insomma dipende da come mi vedete. Dunque, allora, sono Sergio Cenci in Arte Casa Bianca. Vedete, ho scelto di fare questo video con uno sfondo dove c'è qua la dea della, come vedete, la dea della musica, no? La dea e qui c'è il mondo, questo pazzo mondo. E voglio raccontare oggi un episodio, io faccio sia teatro che musica, un episodio tratto da uno spettacolo che faccio meglio riderci su, non so chi l'ha visto. E sa di cosa parlo, chi non l'ha visto spero che venga a vederlo perché lo riproporremo. Ora si intitola Ma quanta legna brucia la stufa a legna? Cioè, prima di raccontarvi, di leggervi questa cosa, che la leggerò in un misto, diciamo così, italiano e un po' romagnolo. Quindi, quanta legna brucia la stufa a legna? Però appunto faccio un piccolo pre. Vi racconto un episodio. Sono stato in un negozio quest'estate a Rimini, un negozio fuori 38 gradi, un caldo, ragazzi. Io c'avevo le pantofoline, il pantalone corto, la canottiera, c'è proprio un casciudà con le ciabatte. Proprio sono entrato in sto negozio, 13 gradi, con gli split, 13 gradi, l'aria condizionata, un freddo. La gente con i giacconi, cioè, con i mammut, al computer una c'aveva il parole, bevevano il bombardino, bevevano. Io chiaramente tosse, febbre, mal di gola in un minuto praticamente. Poi stesso negozio a gennaio, torno a gennaio, fuori 2 gradi, 1 grado e mezzo, entro dentro questo, io chiaramente giaccone, tutta roba in là, sciarpa, guanti, berretto, tutto, entro dentro 38-37 gradi. C'era la gente lì in costume, col pareo, giocavano a beach praticamente, no? C'era chi giocava a bocce, il frisbee, c'era un caldo. Allucinati, sempre con lo split, e chiaramente io con sto sbalzo di temperatura, tosse, febbre e mal di gola in un secondo. Loro ho detto: o sono io che ho la tosse, mal di gola e febbre tutto l'anno, oppure la gente è diventata matta. Invece a casa mia mi ricordo questo episodio quando ero ragazzino, quando ero bambino, c'era il riscaldamento, non c'era stufa a legna in casa, ma avevamo il camino più che altro, questo, avevamo questo camino enorme che faceva un caldo nella sala ed era bellissimo quando arrivava la gente in casa, buonasera, come stai? Nel camino, in maniche corte stavi, no? Però a noi poi bambini a una certa ora dovevi andare a dormire, i grandi rimanevano lì in questa stanza calda, al camino, in questi inverni così. Io andavo, ecco, dormivo di sopra, nel piano di sopra, come aprivo la porta, buonanotte, già aprivi, la temperatura era già, no, non da manica corta, ma devi mettere la felpetta. Poi c'avevo una quindicina di scalini per arrivare di sopra, a metà scalino dovevi mettere il giubbotto. Quando arrivavi sopra, guarda, sentiva il vento di sopra. Io dormivo che non c'era niente, non c'erano termo, non c'era niente. Andavo nel letto con i guanti, con la berretta, che poi mi mettevo in posizione fetale così rannicchiato. Che a un certo punto non mi sentiva nessuno, mia mamma veniva su, è morto, è morto! Invece ero in ipotermia, era perché ero. Primi d'agosto ha ordinato 55 quintali di legna. 55 quintali. Ma voi lo sapete quanti sono 55 quintali di legna? Li avete mai visti tutti in una mucchia? Avete mai provato a fare la cadassa ordinata nel capanno di 55 quintali di legna? Che poi la mucchia stavolta l'ha voluta fare nel capanno in alto, cioè. Con la carriola dovevi fare anche una salitina che la sera io c'avevo due gambe tinte come un socco di legno, come un socco di legno. Poi per fortuna sono venuti gli zii a dare una mano, se no da solo non ce la facevamo mica. Eh? E poi in casa c'è anche il termo lei, ma non li usa, dice che spende troppo, l'ha spento troppo. 55 quintali di legno, io dico però per una stufa sola, la ha da bruciare un anno intero, deve bruciare un anno intero senza mai smettere, che poi c'è anche un camino. No, ma quello non lo usa perché dice che tira troppo sto camino. Una volta lo usava per cuocere la carne sulla rola, ma poi non fa più neanche quella perché adesso la carne la mangia poco, la mangia poco perché c'hai i diverticoli, qui c'hai i diverticoli, capito? E nell'intestino la dottoressa gli ha detto di non mangiare i cibi grassi e mangiare poca carne. Così la sera prima di andare a dormire lei beve una tazza di latte e la smania un pezzo di cioccolato, due biscotti, e disca schella. Veramente io ho sempre saputo che la carne bisogna mangiarla, soprattutto le fiorentine al sangue che hanno anche il ferro. Ecco, che noi abbiamo bisogno di ferro, gli devi dare giusto una scottata qua e là e la devi mangiare che ancora sgocciola. Anche se dopo ti fa un po' di mastigone, si dice da noi, quando il boccone è troppo grasso, fai mastigone, no? E quel camino era perfetto, visto che tira così forte. Dice che una volta, quel camino che camè,
L'attrazione che smarenda sulla la brasola, il rosmarino da sopra la braciola. Lei quella legna è convinta di usarla tutta perché dice che sarà un inverno freddo, ma con 55 quintali vuol dire che te pensi di essere al Polo Nord, di fuori invece dei cani uscirà gli ors polari, gli orsi polari. Poi d'altro canto è uno che prende i sacchetti di plastica, lei dice, biodegradati, che non inquinano, sono fatti con materiali riciclati, dice lei. Ma per portare 5 quintali di legna hanno dovuto tagliare un bosco. Insomma, è fatica anche giudicare, ragazzi, per carità. Gli ha detto mio nonno che un anno ha fatto un freddo che ti si ghiacciavano le gocce del naso prima di arrivare per terra, i morgantoni. E poi dice che entrava un garnisone e quel vento freddo che aggiasseva gli urecci, così, e ghiacciava anche tutte le zone periferiche, che io pensavo Viale Verrucchio, San Martino, Sant'Arcangelo, ma invece lui pensava delle altre robe, le mani, i piedi, delle altre robe periferiche, lui diceva. Modis che ha fatto un freddo che hanno dovuto bruciare anche le sedie vecchie, i mobili vecchi, perché la legna era finita. Di, si vede che lei adesso ha paura, perché è rimasta scottata da quell'esperienza. E allora, come si dice da noi, la vostè di Candy Fre vuol stare dal canto dei frati. Insomma, vuol stare al sicuro. L'anno prima ne aveva presi solo 45 quintali a Fastertoi. L'aveva messa nel garage di fianco alla porta della camera, ma quest'anno l'ha voluta mettere nel capanno di sopra perché c'ha paura dei topi. Perché l'anno scorso nella legnaia disse che i topi ci sguazzavano, che era un piacere, ma c'erano anche dei bei topi grossi, di bei surzun, che ogni tanto qualche topolino gli entrava in casa, ma anche adesso, di... È normale, dai, se vivi in campagna è normale, ma un topo in casa, per quanto è bellino, dà fastidio, se non altro sporca, lascia i microbi in giro, perché è caga di infarto, fa quei pezzolini. Oh, mio nonno mi ha detto che una volta a lui gli sono andati due topolini dentro il letto, ma è vero, mentre dormiva gli hanno mangiato le dita dei calzetti e lui non se n'è neanche reso conto perché dice che c'hanno il morso dolce. Che lei per prenderli una volta ci metteva il veleno. Ma dopo dice che se muoiono in casa e non li trovi fanno puzza. E allora adesso ci mette il mastice su un pezzo di legno con un pezzo di formaggio sopra, che loro ci vanno matti per il formaggio. Poi quando li prende sono ancora vivi. E dopo li affoga. Dice che gli dispiace, poverini, vederli patire. Ma uno, io l'ho visto che una volta, me la veste a me, gli ha corso dietro 10 minuti, un topo sulla spazzatura con lo scopo, la ciapa e pom pom, l'ha fatto psulinsche solo, ma c'aveva paura, l'ha assassinato. Qualcuno dice che ci devi mettere i cocci di vetro tritati vicino alla legna, tagliati, piccolini, che loro non ci vanno, non è vero niente. Li devi tritare, no, ma lei non è mica vero, una volta lì la spacci, si è bicirum per boci, ha fatto tutte scheggine di vetro, tutto psulin. Ma quelli correvano sopra lo stesso che mi sembravano dei fakiri, era come se fosse circo, niente. Comunque adesso è convinta che con la legna nel capanno di sopra ce ne saranno di meno, sta da voido qui villa nostalgia di source. Ho provato a dirgli di mettere la stufa a pelle, ma lei non ne vuole sapere niente, gli piace quella stufa lì, quella con gli anelli. Dice che la piada si cuoce meglio e viene più buona. E con di fianco la vaschetta dell'acqua calda che lei usa per diverse robe e coi ferri che sono attaccati al tubo, dove ci puoi mettere anche due panni asciugare, il mestolo, lo strofinaccio. Poi dice che nel fondo della stufa a legna il mangiare viene più buono. Lei durante l'inverno va di fuori col suo cestino fatto a mano, che lo ha preso a Pugliano da un signor anziano che li fa lì per lì e li vende nelle fiere e sono fatte apposta per metterci la legna. Lo riempie e lo porta in casa. Lì vicino allo stufo lo mette. Lei prende e butta sui socchi, ne prende due piccolini, uno grosso, poi si mette sul divano con una coperta. E lì si sente viva. Il suo cuore batte caldo e nella sua mente vengono fuori tutti quei pensieri e immagini di un tempo dove non c'era molto, però c'era tutto. Profumi che la riportano alle sue emozioni più intime, dolci o dolorose di una vita piena e ricorda di quando era la sua mamma a cuocere la piada in una stufa come quella lì. Nel guardare quel fuoco che lento e continuo brucia quelle pagine di vita, la sua anima è serena. E come per magia il mondo gli sembra così bello, così meraviglioso, che andare via sarebbe un peccato. E a vederla così mi sento bene anche io. Mi sento felice, pieno,
E mentre una lacrima cerca di uscire con fatica dal mio occhio destro, per cercare poi di perdersi nella bocca appena aperta da un sorriso, mi chiedo: ma per stare così bene, le fucelli cui vuoi a 50 cinquantella di legna?